Raccontare le aziende per valorizzare i prodotti locali e far crescere il territorio lombardo. Coop Lombardia lunedì ha presentato presso la Camera di Commercio Svizzera le oltre 100 aziende locali che collaborano da tempo con la cooperativa. Un modo per far conoscere le eccellenze enogastronomiche e offrire l'opportunità ai consumatori di scoprire il valore dei fornitori, le tradizioni e le storie. Abbiamo raccolto un sacco di informazioni in collaborazione con oltre 100 fornitori, che sono i nostri fornitori del territorio e fornitori locali. Abbiamo messo la storia delle loro aziende. La Lombardia viene sempre vissuta come una regione dove la parola industria è connessa al suo nome, mentre per esempio nell'ambito delle DOP e delle IGP dei formaggi la regione Lombardia detiene il 27% di quelle nazionali e nell'ambito dei salumi il 20%, quindi abbiamo anche un tessuto produttivo artigianale alimentare molto importante. Il progetto nasce per rafforzare la collaborazione con le imprese locali, per favorire un consumo di qualità e far crescere l'economia locale. Legato all'evento, una promozione per i consumatori. Abbiamo voluto dare la massima enfasi in un momento molto difficile come questo per la nostra economia a dei fornitori locali e i risultati proprio in questi giorni, visto che la promozione è iniziata a fine agosto e si concluderà fra una settimana, questi fornitori hanno sviluppato il doppio del fatturato che sviluppavano l'anno scorso nello stesso periodo, non parlando di promozione di prodotto ma parlando della storia delle loro aziende ed evidenziando e facendo degustare i loro prodotti, quindi sono molto contento di questo risultato. Il buono del nostro territorio, l'avete chiamato così questa campagna, perché? Perché effettivamente i prodotti sono buoni, ma volevamo tirare fuori quanto di buono c'è nelle produzioni lombarde e dare un'enfasi ai nostri soci nei punti vendita, ma anche ai consumatori. Tra gli ospiti, due aziende che si sono distinte per capacità di innovazione e radicamento sul territorio. La peculiarità della nostra azienda è che ancora oggi, seppur con dei numeri industriali, abbiamo ancora l'80% delle lavorazioni fatte artigianalmente. Tipo i salumi vengono ancora legati a mano, vengono insaccati in budello naturale come faceva mio nonno o come facevano i nostri nonni una volta, insomma, tanti altri prodotti vengono ancora massaggiati a mano. Questo per noi è motivo di grande orgoglio. È e rimarrà per sempre, insomma, un plus del quale non ci vogliamo assolutamente privare, perché siamo sempre più convinti che il futuro sarà ritornare alle vecchie origini. Coop ci ha permesso di lanciare la nostra innovazione, fra virgolette, della nuova generazione, che è una filiera totalmente lombarda. Noi ci siamo inventati appunto questa filiera con dei suini nati, allevati e lavorati in Lombardia, la prima filiera certificata da noi, insomma 100% made in Lombardia, con dei prodotti di altissima qualità che mantengono sempre, insomma, quella parte importante delle radici e dei valori che ci contraddistinguono. Lei è un produttore, uno dei 100 scelti oggi per rappresentare il buono della Lombardia. Che effetto fa? Beh, è molto importante, ne sono onorato, perché i prodotti della provincia di Sondrio sono eccezionali e vanno sicuramente promozionati e trovare i punti di vendita giusti che ce li richiedono. Presente alla Camera di Commercio Svizzera anche il consigliere regionale Senna, che ha sottolineato l'importanza dell'enogastronomia locale, ma soprattutto della formazione dei giovani. La Lombardia è un'eccellenza a livello nazionale, ha una quantità di prodotti DOP e IGP che vanno comunque valorizzati. Ottima l'iniziativa da parte di Coop, che è
aiuta i nostri piccoli produttori ad avere una vetrina che fino a questo momento non hanno avute. E questo fa bene a tutta la filiera e fa bene a una regione che sull'agroalimentare fonda uno dei suoi asset principali. Abbiamo parlato anche di formazione, solitamente in queste aziende mancano spesso dei ragazzi da poter inserire nelle aziende. Ecco, da questo punto di vista l'alternanza scuola-lavoro, gli istituti tecnici tornano ad essere una priorità fondamentale per supportare le nostre piccole e medie aziende. Bisogna lavorare tanto in questo senso, perché come facciamo noi le cose probabilmente non le fanno in altre parti del mondo. Creare valore dunque è uno degli obiettivi di Coop Lombardia, che attraverso queste iniziative promuove la rete tra produttori e consumatori. Coop Lombardia si è sempre distinta perché vogliamo valorizzare il territorio, i prodotti, i produttori locali e quello che rappresentano per la nostra cooperativa, per i nostri consumatori. Noi poniamo l'accento sul prodotto, sui valori e quello che rappresentano, perché anche con questi prodotti si può fare innovazione e quindi si può tenere presente quello che rappresenta il territorio. Quindi diciamo che un'industria legata ad una produzione locale. Non è detto che industria e localismo siano contrapposti, anche se diciamo spesso viene presentato in questo modo, invece industria e localismo possono andare molto d'accordo e noi cerchiamo di tenerli insieme.